e si riparte. Dunque, volevo condividere con voi qualche riflessione sparsa, come al solito blandamente legata all'attualità, nel senso che io con l'attualità mi trovo abbastanza a disagio, sono in buona compagnia, perché come qualcuno di voi saprà, in questo sono in compagnia di Nietzsche, ma diciamo, i fatti preferisco anticiparli e spesso ci abbiamo azzeccato, o interpretarli dopo, quando si sono consolidati, perché questo aiuta poi a anticiparli, quindi insomma le due cose vanno insieme. Il chiacchiericcio dei gazzettieri vale il giusto e non lo rispetto, ma non mi sembra particolarmente importante assecondarlo. Però un dettaglio vorrei farvelo notare intanto di quello che si sta dicendo in questi giorni. Mi colpisce molto perché proprio non si rendono conto di quanto ciò faccia male allo stesso fine che essi dicono di voler perseguire. Mi colpisce molto il richiamo di alcuni personaggi, la chiamata alle armi, insomma, in nome del Conte Terra o del Ciampolillo Sextius, giustificata in nome di un afflato, diciamo, europeista, che non si capisce che cosa significhi esattamente. Certo, la riflessione che uno fa è che è sempre sbagliato, diciamo, confondere l'Europa, cioè un dato culturale, antropologico, etnologico, storico naturalmente, con l'Unione Europea, che è un progetto politico fallimentare. Vabbè, fallimento peraltro previsto. Un collega mi ha fatto leggere un articolo del 95 sul Journal of Common Market Law, poi vi metto un estratto su Telegram per capire di cosa parliamo. È sempre sbagliato confondere l'Europa con l'Unione Europea, ma in questo momento, diciamo così, mettere in mezzo l'Unione Europea come motivo per il proseguimento del progetto politico di questa accozzaglia raccogliticcia di squinternati fa un grave danno non solo all'Europa, che viene danneggiata se la si accosta all'Unione Europea, che è uno dei momenti più bassi della sua storia, ma anche alla stessa Unione Europea, che così viene qualificata come l'ultimo rifugio delle canaglie. Cioè, per favore, fate quello che vi pare, io rispetto, ho indulgenza, ho pietà, ho misericordia per il vostro, per il ributtante spettacolo delle vostre contorsioni mosse unicamente da quell'istinto primordiale, basilare, che è l'istinto di sopravvivenza. Però, per favore, non mettete di mezzo esigenze esogene, perché altrimenti la gente capisce chi siete, capisce chi vi manda, capisce che cosa volete fare. Volete tagliare le pensioni e volete mettere la patrimoniale, perché lo chiede l'Europa, cioè volete farci vedere un film già visto. Però De Hoc Satis, io ve l'ho detto, voi lo sapete. C'è una riflessione diversa che voglio fare, che mi ha colpito, perché appunto la maggioranza che, diciamo, cerca di sopravvivere a se stessa contro la volontà popolare, assecondata da una serie di circostanze, fra cui anche assecondata dall'assetto europeo. Ecco, immaginatevi se non ci fosse la sovrastruttura europea a garantire una sopravvivenza agli scappati di casa, che sanno benissimo di poter contare perché hanno poter contare e di poter continuare a contare perché hanno la sponda in certe burocrazie sovraordinate. Se non ci fosse, avremmo già votato, avremmo già riallineato il Parlamento alla volontà popolare. Nonostante la maggioranza appaia come variegata, variopinta, no? Secondo me invece è accomunata da una cosa, e vi dico cos'è. Noi tendiamo a vedere l'attuale maggioranza, i due partner principali, che sono i 5 Stelle e il PD, come divisi da una faglia antropologica e culturale profonda, quella fra la antipolitica, che sarebbe rappresentata dai 5 Stelle, e quella del PD, la cultura politica invece, che sarebbe rappresentata dal PD, un partito di grande cultura politica. In realtà oggi, bazzicando sui social, sono capitato su un tweet particolarmente
triste, direi, dal punto di vista proprio antropologico, di 4 o 5 sbarbatelli con la barba intitolatisi non so che cosa per la scienza, etologi, etnologi, biologi, fuffologi per la scienza. 4 giovanotti che si attenevano, non si attenevano, perdonatemi, a un principio secondo me fondamentale, che esattamente come di carie dovrebbe parlare un dentista e di tasso di cambio deve parlare un economista, se parla ex cattedra di scienze deve parlare un epistemologo, cioè uno scienziato della scienza, non uno scienziato di altre cose, per quanto interessanti e determinanti esse possano essere. È abbastanza sconcertante la supponenza con la quale i giovincelli che hanno studiato delle cose che alle loro mamme o alle loro ragazze sembravano difficili e che quindi da questo hanno tratto un grande spunto per la autopromozione umana di se stessi, hanno visto la loro autostima esplodere, invadano poi senza sostanzialmente particolari premesse culturali campi altrui, esponendosi a rischi. Questo tweet era tristissimo perché diceva una cosa del tipo: siamo fermamente convinti che se le persone non credono nella scienza la colpa non è loro, poveracci questi, ma di chi li ha indotti a non credere nella scienza. Allora, capite bene che la scienza si basa su un presupposto che è quello del dubbio, no? Perché se tu credi non ti poni troppe domande, se non ti poni domande non cerchi le risposte. Quindi credere nella scienza, come ha ricordato l'amico Enzo Pennetta su Twitter, è un raffinato ossimoro, che era un modo per dire a questi qui: ma vi vedete che siete, vabbè, ma insomma, lui lo ha detto così, è stato molto carino, l'ha toccata piano, col garbo e l'eleganza che gli sono consueti, anche la raffinatezza. Credere nella scienza, cioè, la scienza deve diventare una fede, quindi deve sostituire la religione nel ruolo di oppio dei popoli. Caro? Bene. No, sapete, ci sono persone che non conoscono la differenza fra rosso e verde. E credo che uno dei motivi per cui il governo cade è che Conte temesse appunto che invece in Parlamento la differenza fra rosso, che significa contro, e verde, che significa a favore, gli sarebbe stata fatale. Vabbè. Allora, fatemi concludere il ragionamento, no? È una riflessione politica che faccio perché io sono uno scienziato in primo luogo, ricercatore che pubblicava e ancora continuo a provare a pubblicare su riviste scientifiche, e sono anche una persona democratica, non nel senso del Partito Democratico, quelli sono dei fascisti, come adesso vi spiego, nel senso autentico e genuino del termine. Quindi, essendo uno scienziato, sottopongo le mie riflessioni ai miei pari, perché è così che si fa scienza. Il metodo scientifico si basa sul dubbio, sulla verifica, e la verifica, siccome nessuno di noi ha il numero di cellulare di Dio, la verifica dobbiamo farla con gli imperfetti mezzi che consistono nel verificare in modo incrociato fra umani la coerenza dei risultati che abbiamo ottenuto, no? Non è che ci sia molto altro da fare. Quindi la scienza è stato San Roberto Bellarmino al tempo di Galilei, oggi è Burioni, come ho detto tante altre volte, o questi squinternati fuffologi per la scienza pensano di essere scienza e hanno il diritto di pensarlo. Aggiungo una sottolineatura: siccome sono democratico, una mia intuizione, se è un'intuizione politica, la sottopongo a voi per peer review, perché in economia, diciamo, mi rivolgo ad altri per far valutare il mio lavoro, in particolare non ai buffoni da talk show, ma insomma alle riviste serie. In politica siamo tutti uguali, c'è un principio di uguaglianza che è formale e sostanziale, quindi chiunque può contestare una mia opinione politica. Questa è un'altra cosa che non viene capita. E tutto il discorso che viene fatto dal PD quando tira in ballo la scienza è proprio finalizzato ad evitare che chiunque possa esercitare liberamente il proprio diritto di critica politica. Perché tutto il ragionamento del PD sulla scienza, che è un ragionamento che è stato costruito nel tempo, voi lo vedete emergere ora
ve ne rendete conto, perché finalmente il dibattito ha toccato una scienza che a voi sembra scienza e che incide sulla vostra vita, che è la medicina, no? Ma che ha, diciamo, le sue caratteristiche e i suoi contorni. Ma io lo vedevo emergere da tempo, perché ero il dibattito sull'euro ed ero anche uno attento alla comunicazione. Quando il PD diceva vota il PD, vota la scienza, se ricordate quegli stendardi, no? Quella era una dichiarazione di guerra, era una dichiarazione di guerra alla democrazia, perché il PD stava dicendo: ti farò stare zitto se tu non ti conformi a quelli che io decido essere i dettami della scienza. E lo vediamo in questi giorni, adesso lo vedete tutti, io purtroppo, come al solito, lo vedevo un pochino prima. Cassandra ha fatto una brutta fine, ma io sto benissimo, colesterolo sotto controllo, sono di ottimo umore, adesso vado dal mio capo a portargli la bozza del nostro recovery plan, abbiamo una riunione importante per ragionare sulla situazione, va tutto molto bene, è tutto molto bello, nonostante lo spettacolo, bello il tempo, bella la compagnia, siete belli voi, va tutto benissimo, quindi pensiamo che per una volta forse Cassandra potrà cavarsela, diciamo così. Ho delle ragionevoli aspettative. Sul far capire agli altri cosa c'è che non va, invece no. Vi faccio un esempio banale, no? Di che cos'è la scienza di questi scienziati da dava spettacolo. Per esempio, ecco, vi parlavo del documento che stiamo elaborando come Lega, che abbiamo elaborato, adesso necessita di qualche piccola finalizzazione, ma sostanzialmente è pronto, sono 80 pagine di analisi e di proposte concrete, con le cifre, con tutto quello che ci vuole, naturalmente fatto senza avere a disposizione gli uffici del governo, perché noi non abbiamo a disposizione gli uffici del governo. Il governo ha a disposizione gli uffici, ma evidentemente o non li coinvolge o non li sa far lavorare bene. Io credo che nella burocrazia italiana ci siano una quantità di risorse cui attingere, di cui questi qua non hanno minimamente l'idea, perché non hanno lo standing culturale per coinvolgerle e per convocarle. Fatto sta che il loro piano alla fine è piuttosto povero. Noi abbiamo lavorato anche con un nostro CTS che esiste, ma che naturalmente, e qui si arriva a un punto che si lega al discorso che vi stavo facendo, ma che naturalmente opera in modo riservato e compartimentato. Perché? Beh, è molto semplice, perché in questo regime, perché è un regime, se una persona dichiara una appartenenza, una simpatia, una disponibilità, anche semplicemente una volontà di ascolto o un desiderio di proposta verso un politico di centrodestra, vede la sua carriera accademica stroncata. D'accordo? Questo è il fascismo dei buoni e abbiamo gli esempi, li avete anche voi, chi è sui social, diciamo, ricorda tanti di questi esempi, anche con il metodo particolarmente squallido e direi questo non fascista, questo specificamente viscista della delazione, no? del fare una critica a un collega mettendo in conoscenza altri colleghi o l'istituzione presso la quale questo collega lavora. Queste cose non saranno dimenticate, eh? Il viscismo non lo possiamo tollerare. Diciamo che Pétain finì i suoi giorni in un'isoletta dell'Atlantico, il Mediterraneo ha altrettante isolette che possono accogliere altrettanti piccoli delatori squallidi. Fatto sta che di fatto vi rendete conto anche delle difficoltà pratiche di elaborare un piano in cui tu vuoi convocare delle intelligenze che però non vuoi mettere in difficoltà, atteso che non hai né gli uffici e lo staff per la parte, diciamo, più materiale di redazione, e che la parte più specificamente di elaborazione proposta non può avvenire attraverso convocazioni pubbliche, no, deve avvenire in modo compartimentato. Io ho fatto dialogare fra loro per interposto Bagnai degli scienziati di altissimo livello senza che essi stessi sapessero che stavano dialogando fra loro, in altri termini, perché sostanzialmente il tema era: io facevo da capofila e poi sottoponevo, come l'editor di una rivista, no? Tutto in double blind, in doppio cieco, cioè chi faceva certe proposte non sapeva da chi sarebbero state valutate, pensa probabilmente che sia stato io a valutarle, quindi penserà che io sia onnisciente e invece non lo sono,
è esattamente come chi valutava le proposte non sapeva chi le aveva fatte. E questo processo di referaggio è andato avanti per mesi e mesi e ha richiesto l'assorbimento di una grossa quantità di energie. In un paese normale si sarebbe potuto fare non i pomposi e inconcludenti stati generali del cialtrone, ma si sarebbe quantomeno potuto mettere le persone in contatto fra loro. Qui no, perché è pericoloso. Cioè, noi vogliamo aiutare il paese, ma lo stesso gesto di aiutare il paese, se fatto da esponenti della società civile, espone già oggi a dei rischi. E lasciate perdere il discorso i social, Facebook che ti tira giù, queste cose qui. Sì, certo, quello è un rischio. Magari tireranno giù anche questo video. Amen, chi se ne frega, insomma. Tanto voglio dire, le idee restano, sono più impalpabili e quindi meno censurabili dello stesso internet, che è difficile da afferrare e da censurare. Ma proprio anche a prescindere da questi fatti che vi colpiscono, dovete sapere che in certe comunità, come la comunità scientifica, fatta per esempio dai fuffologi per la scienza di cui vi parlavo prima, lo squallore umano e l'intrinseca deriva totalitaria, l'intrinseca e contraddittoria volontà di soffocare il dubbio e il dibattito portano a dei gesti di una inaudita violenza umana nei riguardi dei propri simili. Cioè, vi assicuro, io ho vissuto il mondo, diciamo, accademico. È un mondo di uno squallore umano e di una violenza di cui non si ha idea al di fuori. E di converso, siccome naturalmente nel cosmo c'è un equilibrio, è anche un mondo dove incontri persone fantastiche e dove puoi realizzarti e ottenere dei risultati appaganti. Ma questo al patto di frequentare e di incontrare sulla tua strada il peggio che l'umanità abbia prodotto nel suo accidentato percorso millenario. Questo è un dato di fatto, non c'è proprio un incontestabile. D'altra parte, se voi andate a vedere sui social chi è che prende i bagni peggiori, chi si presenta sotto nelle vesti di una umanità corrotta e purulenta, sono molto spesso colleghi in particolare di settori disciplinari affini al mio. Quindi, insomma, con tutto il rispetto, però evidentemente c'è qualcosa che non va, e non è un problema delle singole persone, che poi prese una a una sono anche amabili, è proprio un problema di sistema. Per esempio, dipende dai meccanismi che ci siamo dati per il finanziamento della ricerca, che rendono il conformismo e quindi lo squallore una strategia di sopravvivenza, dipende da tante altre cose. Tutte cose su cui noi vogliamo incidere, per esempio anche con le nostre proposte di recovery plan. Ora vi lascio che vado dal capo. Buon proseguimento.